capi, hai pensato una frase originale per lo spot contro il fumo? Certo, molto originale. A dire il vero non mi è venuto in mente nulla. Io ho un'idea. Oh, anch'io ne ho una. Dilla. No, sentiamo prima la tua. Non occorre essere originali, basta dire fumare fa male. Proprio quello che avevo in mente io. Dipendo già dai miei genitori per vita e alloggio, dalla scuola per avere un futuro, dagli amici per sentirmi integrata e dagli ormoni per gli sbalzi d'umore. Mancherebbe solo la dipendenza dal fumo. Voglio essere indipendente. Ogni anno il tabacco provoca 8 milioni di vittime. In questo particolare momento gli studi dimostrano che i fumatori hanno anche un rischio maggiore di contrarre forme più gravi di coronavirus. Oggi più che mai possiamo immaginare un mondo più salubre e più vivibile e perché no, questa splendida piazza libera dal fumo, rendendola così più sana e più bella. Scegliete la salute, non il tabacco. Essere grandi e dire no al fumo e imparare a prendersi cura di se stessi e degli altri. Ragazzi, mi raccomando, non cadete nella rete. Per voi e per il bene della vostra squadra, non fumate mai. Cogli la palla al balzo, per la giornata mondiale senza tabacco, smetti di fumare e vinci la partita. Ragazzi, no, non fumate. Io sono un ex fumatore e se tornassi indietro conterei anche fino a 100 secondi prima di ricominciare. Ne guadagnate in tutto, soprattutto nella vita, nel respiro. Non seguire il regge, ma lotta per la tua squadra. Sii coraggioso e di no al fumo. Amici, date un taglio al fumo. Oltre a non favorire l'insorgenza di tumori, non metterete a serio rischio la vostra potenza sessuale. Non fumare un giorno oppure una settimana può essere magari una piccola scommessa. Non fumare o smettere per sempre è una buona notizia. Magari non fa rumore, ma le buone notizie sono quelle più importanti. Fumare fa male anche a loro. Parola di veterinario. Ogni volta che ci penso mi dico, ma quanto stupido ero. Purtroppo questa stupidità l'ho pagata anche cara, perché a causa del fumo, quasi 25 anni fa, sono stato costretto a operarmi e ho perso un rene. E a maggior ragione, ripeto a me stesso e a chi magari può seguire il mio consiglio, non lo farei mai più. Cogli la palla al balzo. Per la giornata mondiale senza tabacco, smetti di fumare e vinci la partita. Lo sai? Ogni giorno i tuoi polmoni compiono in media oltre 20.000 atti respiratori. Un lavorio incessante e generoso che ti permette di compiere tutti i gesti della tua giornata. Da quando ti alzi al mattino a bere il caffè, a quando rientri la sera a casa per riabbracciare tua moglie e i tuoi figli. Non pensi anche tu che andrebbero ricambiati? Proteggi i tuoi polmoni. Proteggi te stesso. Smetti di fumare. Ora. No fumo, ma sport. Vi sentirete grandi, grandissimi. Concentrazione e sforzo fisico per raggiungere un risultato impagabile, stare benissimo con se stesse. E vi garantisco che non vi servirà più alcuna sigaretta. Ho smesso di fumare il 9 marzo 1996 a Sarajevo, in occasione dell'ultimo atto degli accordi di Dayton, gli accordi di pace che misero fine al conflitto. E non vorrei mancare di rispetto alle vittime di quella guerra, ma perché il fumo uccide più dei conflitti. In questo orto cresce le tegoline, le insalate che vede qua. Che meraviglia! E tu intanto ti fumi! Ale, prendi le distanze dal fumo e starai meglio! Care mamme, sappiamo tutte come fumare in gravidanza faccia male a noi e a loro. Ma la cosa più importante è che non fumare ci rende libere dalla dipendenza e ci lega molto di più ai nostri bambini. Sapete vero che fumare è tanto conformista? Fate invece un gesto sovversivo, tenete acceso il desiderio di scoperta, di bellezza. E poi fumare costa. Pensate risparmiando quante cose potrete fare. Mi viene solamente da dirvi che fumare penso sia una perdita. Una perdita in termini di salute, una perdita in termini di soldi, una perdita in senso di tempo. Quindi la raccomandazione che vi faccio proprio per guadagnare in termini di salute è di non fumare o di smettere quanto prima. I produttori di tabacco sono molto attenti nel trovare il loro bersaglio e il loro bersaglio sono le nuove generazioni. Scegli di non essere il loro bersaglio e di respirare aria pulita.
Ma avete visto le immagini su questo pacchetto? Se non volete ridurvi così, non fumate. Fatelo per voi e fatelo per noi che non fumiamo. Smart is the new cool, ovvero per essere fighi dovete essere intelligenti. Quindi lasciate perdere il fumo, lasciate perdere alcol, droghe. Focalizzatevi sul viaggiare, sull'educarvi, sul imparare più cose possibili, sul crescere come esseri umani e diventare la miglior versione di voi stessi. A Venezia c'è Calle del Fumo, ma credo che pochi di voi sappiano dirmi dov'è. Ci sono anche delle Calli del Tabacco, ma anche queste fareste fatica a trovarle. Però tutti sanno dov'è la salute. Vorrà dire qualcosa, no? Ho fumato anch'io fino a 26-27 anni. Quando non ho più fumato, insomma, sento molto di più tutti i profumi, tutti, anche quelli delicati. Vi consiglio, non fumate. Ho smesso di fumare 25 anni fa, sono felicissimo di questa scelta. I polmoni ringraziano e l'incidenza di patologie tumorali a livello dell'apparato respiratorio e anche a livello dell'apparato digerente diminuisce. Fateci un pensierino anche voi, perché si può fare. Lo sappiamo che fa male, però diciamo, vabbè, ma tanto di qualcosa bisogna morire. Ecco, no. No, lasciamo stare, magari mangiamo una caramella. Fumare fa male, lo sappiamo, e non fumiamo. Ormai penso che si possa dire che fumare out, che fumare fuori moda, che fumare fuori del tempo. Siamo di fronte ad una società, ad un mondo che cerca soprattutto di rispettare l'ambiente, che cerca di avere un ambiente più pulito, più attento alle persone che ci vivono, più attento alla solidarietà, e sicuramente il fumo non aiuta in questo senso. Non fumate, non cominciate, ma pensate sempre a rispettare chi vi sta accanto.